Nuovo incontro della rete delle associazioni per discutere ancora una volta il problema della chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro di Giarre. Si definiscono i passi da compiere per la risoluzione del problema. A distanza di una settimana siamo tornati a incontrarci per fare il punto della situazione. Relativamente agli incontri che abbiamo avuto in questi giorni con rappresentanti istituzionali di vario livello, con l'incontro che abbiamo avuto con la commissione ospedale in seno al Consiglio Comunale, abbiamo verificato qual è il percorso che dobbiamo fare e che già abbiamo avviato. In particolare faremo una denuncia penale rispetto alla sospensione del servizio del pronto soccorso, in quanto chiaramente non è stato comunque attivato quella serie di procedure che erano previste per comunque soddisfare le richieste di emergenza e urgenza sul territorio. E poi anche amministrative, perché ci sono anche, secondo il nostro punto di vista, delle responsabilità amministrative. Inoltre immaginiamo nei prossimi giorni di attivarci e fare degli incontri cominciando da Giarre con le comunità, con i quartieri, le associazioni, altre, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al tema. La rete delle associazioni definisce completamente inutile il PTE perché non rispondente alle esigenze del territorio. Un'altra cosa interessante da dire è che a noi come rete dell'associazione quello che in questi giorni si è evoluto, cioè è stato attivato il PTE, il punto territoriale di emergenza, non va bene, ci sta stretto, perché secondo il nostro punto di vista non assolve alle richieste di emergenza-urgenza sul territorio.